Quest'immagine ha tanto da offrire. Se avete visto la live della 3.7 di Genshin Impact, ha proprio alla fine di tutto l'evento ci sono stati quegli 8 secondi dove ci hanno fatto vedere questa immagine qui. Andiamone a parlare un po' più nello specifico perché ci sono un po' di dettagli, un po' di discorsi, secondo me, da affrontare. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo degli ultimi 6 secondi. Fare 8 minuti, 10 minuti di video su 6 secondi di immagine è pazzesco. Ma c'è il materiale per farlo ed è super super interessante, inerente per l'appunto a Genshin Impact e alla possibile esplorazione marina che verrà proposta nella nuova regione di Fontaine. Noi pensiamo per la espansione 4.0, anche dovuta ad altri fattori inerenti a discorsi che troviamo in gioco da un NPC, da giochi, chiamiamoli concorrenti, che hanno integrato l'Underwater Exploration, a anche le immagini che vediamo qui di fronte. Partiamo proprio da quest'ultima. E partendo da quest'ultima, questo è un piccolo fotogramma di un traveler che sta nuotando sott'acqua in un ambiente oceanico, quindi con i pesci, con i coralli, con anche della flora marina, esattamente non a pelo d'acqua. Ecco, noi siamo sempre stati più o meno abituati a nuotare in zone molto 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 vicine alla superficie. Questa è una delle primissime, forse la primissima volta in cui ci viene descritto un ambiente marino anche di semi profondità, non troppo inabissato, non siamo appunto negli abissi incredibili, nella fossa delle Marianne, ma in cui per l'appunto il nostro traveler si destreggia a nuotare. Da notare un paio di cose, andiamo subito a vedere un attimo un paio di cose. Innanzitutto, se andiamo a vedere il traveler, quindi lo vediamo un po' pixelato, ma un po' così dovrebbe essere abbastanza sufficiente, possiamo notare come i stivali, gli skinieri e un pochettino tutto il suo outfit sia sul tendente più azzurro. Ora mi direte, vabbè, Zerg è sott'acqua, è tutto blu, c'è una saturazione di azzurro che levati, è vero. Però se lo andiamo a vedere bene, in base a quanto cambia l'elemento del Traveler, tendenzialmente cambia anche il colore, è un pochettino anche di poco pochissimo la forma dell'armatura, in questo caso sembra effettivamente più idrodinamica e rivolta per l'appunto a degli azzurri, soprattutto nelle parti bianche, vedete qui nelle V, in queste zone qua, anche se sono molto pixelate, no? Qua dove sto usando io il cursore, tendenzialmente sono quelle che si illuminano di un colore diverso. Se vedete il dendro sono verdi, per dirvi. Ecco, se fosse un altro colore lo vedremmo abbastanza in risalto all'interno di questo blu molto chiaro. Quindi questo mi fa pensare che in questa sua forma il Traveler sia bevuto, imbued dell'elemento, della statua dei sette, dell'elemento idro. Quest'ultima come sarà? Sarà un tipo di potere che lo anellerà l'healing? Sarebbe molto bello, ed è quello che molti di noi si aspettano e vorrebbero, quindi un traveler che sia curatore, anche perché abbiamo visto che in base a quella che è l'evoluzione un pochettino dell'elemento idro, che scala tantissimo in HP, si possa dirigere verso un main character che possa dare supporto ai suoi compagni anche curando. Molti di voi ora diranno, ma c'è Barbara, ci sono personaggi molto comuni e facili da trovare che fanno quel ruolo. È vero, sono d'accordo, ma sarebbe comunque interessante a livello di completezza, anche per quella che è un po' la storia che stiamo vedendo in generale della MiHoYo, di creare appunto un personaggio principale che possa essere d'utile e versatile in più ruoli. Detto questo, c'è un altro fattore secondo me che è molto 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 interessante, ovvero questa struttura qua. Questa struttura qui potrebbe essere un miliardo di cose, ragazzi. Ovviamente qui stiamo facendo speculazioni toto Fontaine, giusto per giocare, ma magari non è detto che non siano cose che possono avvicinarsi anche solo in parte alla realtà. E qua siamo di fronte a un qualcosa che sembrerebbe una struttura marina, dove appunto abbiamo una cupola probabilmente di vetro, un corpo, e qua possiamo vedere un bocchettone che non è molto naturale. Anche qui vedete questi spigoli qua laterali, non sono molto naturali, quindi non dovrebbero essere rilevanti o inerenti per l'appunto a una struttura, una roccia o una formazione naturale, con quello che io credo siano dei camminatoi o tunnel o tubi che odiano energia, odiano ossigeno, o siano per l'appunto dei momenti di collegamento tra le varie zone di
possiamo pensare a multistrutture collegate per la sopravvivenza sottomarina. Chiaramente è una speculazione, ne stiamo parlando così, ma rappresenta una dei desideri della community, uno dei desideri che oltretutto viene corroborato anche da un paio di informazioni che ci viene detto e ci vengono date esattamente nel gioco a Port Ormos da Vasco. Ora vi cambio immagine e ve lo faccio vedere. Il buon Vasco cosa ci dice? To prevent myself from the Cook's fate, I'm considering getting a diving certificate from Fontaine before adventuring again. Quindi ci sta dicendo che a Fontaine danno il certificato di immersione, quindi sarebbe scuba, però vabbè. Quindi tecnicamente Fontaine, che sarà la zona molto ispirata alla Francia del 1900, molto stile Nadia, non so se avete mai visto Il mistero della pietra azzurra, sembrerebbe ci sia appunto la possibilità di ottenere un certificato per andare sott'acqua, e questo potrebbe essere una condizione sine qua non per poter appunto esplorare le acque di Fontaine, che saranno importanti per la storia ma anche per la struttura e l'architettura. Detto questo, però, c'è una spiegazione e c'è una cosa aggiuntiva da inserire all'interno della spiegazione, ovvero: ma ho sentito, but I heard that water in Fontaine is different from here, so it won't be a useful endeavor. Ma dice che comunque l'acqua a Fontaine è diversa dall'acqua che c'è qui, quindi sarebbe non molto, sarebbe uno sforzo inutile. E questo ci fa capire che probabilmente, un po' come è successo con il Pari, la piccola Pari che vola con noi nel Sumero quando siamo nella zona desertica, il Sumero in generale, sarà una zona specifica per poter fare quel determinato tipo di esplorazione e quel determinato tipo di attività. Non è che andiamo a Mostar, ci buttiamo nel laghetto e magicamente andiamo sott'acqua. Credo che questa frase vada a identificare proprio questo aspetto, proprio a dirvi: ok, però sognatevi di farlo dalle altre parti. L'acqua, perché è così importante in questo momento avere un'espansione acquatica? Per vari motivi, e uno dei motivi più grandi lo vediamo qui da Otta Studio, ovvero Tower of Fantasy ha avuto la sua, che non c'entra niente, ma giusto per darvi un'idea, ha avuto la sua grande espansione inerente proprio all'underwater exploration, quindi all'esplorazione sott'acqua. E come sappiamo, Genshin Impact, Honkai Star Rail, MiHoYo, non è indifferente a quello che accade attorno a lei, specialmente a quella che è la richiesta del pubblico cinese, poi noi, e in un momento in cui abbiamo, per dirvi, un Tower of Fantasy con un'espansione importante, estremamente save life, potremmo dire, per la Cina principalmente, riguardo a un titolo che si esprime in questo momento con questa esplorazione in acqua, e nel momento in cui abbiamo anche futuri giochi che possiamo identificare come competitors o comunque collocarli all'interno dello stesso genere e dello stesso stile come Seven Deadly Sins, che stanno introducendo l'Underwater Exploration, mi sembra comunque abbastanza logico e abbastanza palese che anche MiHoYo stia pensando a questo. Pensate a questa immagine, quello che vi stavo dicendo di Seven Deadly Sins Origin, dove avevamo visto un Meliodas andare sott'acqua buttandosi da un dirupo e aprire uno scrigno. Quindi, se volessimo proprio anche sentire un po' l'umore di quello che è l'economia, di quello che è la cultura, di quello che è il design di questo tipo di giochi e di questo momento storico, direi che l'acqua e l'esplorazione sottomarina sono assolutamente, assolutamente presenti e importanti all'interno di tutto ciò. Detto questo, come sarà fatta? Potrà essere fatta, non chiaramente, questo è un gameplay di Tower of Fantasy, però non magari con questa fluidità, perché comunque è un gioco differente, eccetera, però potrebbe svilupparsi in un ambiente simile a questo, anche in base a quello che abbiamo visto semplicemente dal trailer, a livello proprio di sfondali, di coralli, ma anche di revocazione generale di quello che è il mondo subacqueo, anche nei videogiochi generalmente, potremmo, ecco, aspettarci un qualcosa di questo tipo, quindi a livello di environment e a livello di esplorazione, quindi con magari, non lo so, qualche dinamica differente riguardo a un'ossigenazione particolare, magari delle bolle che salteranno fuori da determinate parti in modo tale da rifillare resistenza, ossigeno o un qualcosa di diverso. Certo, ci sono anche dei contro che potrebbero dire: sì, ma Paimon, io già la vedo proprio a pancia in su con gli occhi in croce, e ha un determinato tipo di combattimento che dovrebbe essere anche un po' rivoluzionato. Immaginatevi a combattere sott'acqua laddove si potesse combattere ora, in un momento in cui avete da fare il cambio dei personaggi, quindi con 1, 2, 3, 4, lì sarebbe davvero un problema. Quindi bisogna vedere se il tipo di esplorazione può essere
funzionale anche a un ambiente più ampio con del combattimento, oppure solamente ai fini di storia e di tratti di esplorazione pura e cruda, senza appunto avere, tra virgolette, purtroppo minacce che possono attecchire l'esperienza e il gruppo. Sarebbe complesso, ma sarebbe incredibile se ci riuscissero a fare un combattimento fluido col cambio personaggi in una situazione del genere. Ci sto provando a pensare, sarebbe veramente una bomba, sarebbe veramente una bomba, e più ci penso, più penso alle difficoltà che ci potrebbero essere a rendere una cosa simile così. Chiaramente, signori, non è un paragone a Tower of Fantasy, mi raccomando, è la cosa attualmente abbastanza più vicina che abbiamo per poter fare un paragone e poter parlare di questa cosa. Detto questo, io vorrei sapere che cosa ne pensate voi, se siete in hype per la 4.0, laddove fosse Fontaine la 4.0, se avete anche sentito qualcosa su Focalore. Io non ho parlato perché non mi piace parlare dei leak, ma sembrerebbe che ci sia stato anche un cambiamento riguardo al suo kit inerente alla gravità, proprio forse per avvantaggiare o mettere in una situazione più comoda un'esplorazione floating che sia in mezzo all'acqua e in mezzo all'aria, ci siamo capiti. Quale sarà il futuro? 5.0, andiamo in cielo? Chi lo sa? Detto questo, ditemelo nei commenti e vi auguro un buon pomeriggio. Noi ci vediamo al prossimo video, United States of Zerga. Ciao belli!